Per i lettori di Extreme Hardware, questa è la video anteprima del cabinet InWin 901, una rivisitazione del modello 904 che presenta delle dimensioni complessive leggermente più ridotte, la stessa struttura, lo stesso telaio, il tutto all'interno di una che permette appunto la compatibilità con schede madri del tipo Mini ITX. Questa qui è semplicemente una video anteprima dove saranno mostrate solo ed esclusivamente le caratteristiche principali del cabinet. Vi rimandiamo comunque alla recensione scritta per i dettagli, per le foto e per le specifiche tecniche più approfondite. Bene, innanzitutto, fatta questa premessa doverosa, cominciamo con un'analisi molto veloce del cabinet in questione. Come potete notare, la struttura è interamente in acciaio, quella esterna, acciaio unibody, cioè ad esempio una struttura che possiamo trovare in soluzioni di produttori Elite, ad esempio pensiamo a Silverstone con il TJ11 o l'FT02, oppure ad esempio il design di numerose soluzioni per telefonia, ad esempio Apple, qualcosa di simile. Questo significa semplicemente che è stata riposta un'attenzione davvero elevatissima per quanto riguarda la resistenza esterna di questo cabinet, e quindi zero vibrazioni, indubbiamente una finitura eccellente in alluminio spazzolato nella parte esterna. Oltre a questo, ovviamente sono presenti, come nel 904, due paratie laterali in vetro temprato. Ricordiamo che il vetro temprato è 6 volte più resistente del vetro normale, e in questo caso appunto è stata data una finitura in nero fumé delle due paratie laterali, 6 mm di spessore. Quindi in sostanza è un cabinet davvero molto elegante, che presenta gli stessi pro e contro della versione 904, che indubbiamente a livello termico non ci ha convinto molto, però d'altronde bisogna anche considerare l'utilizzo complessivo di questa serie di modelli. Parlando di specifiche tecniche, possiamo dirvi che il cabinet presenta una lunghezza di 400 mm, un'altezza di 350 mm e una profondità, comprese le due paratie laterali, di 170 mm, 173 mm circa. Paragonata alle 490 mm della 904, ai 192 sì, in profondità del 904, e sempre 490 del 904. Quindi in sostanza delle dimensioni ridotte, ovviamente, ma non eccessivamente. Questo quindi permetterà tutto sommato una buona compatibilità con componenti accessorie. Per quanto riguarda l'altezza e la profondità massima dei dissipatori CPU che possiamo utilizzare, bene, purtroppo qui la situazione è leggermente più contenuta, leggermente minore rispetto al 904, che già di per sé presentava uno spessore ridotto, perché infatti il 904 era 14,5 mm, il 901, perdonate, 13,7, quindi addirittura un quantitativo inferiore. 13,7 in Win consiglia 13 cm. Quindi in sostanza o dissipatori top-down come tipologia, oppure dissipatori all-in-one, perché è possibile anche installare nella parte posteriore, grazie ad una staffa posteriore, un sistema di chiusura, ecco, in questo caso viene montato qui, e dei fermi particolari è possibile installare un classico radiatore posteriore, che indubbiamente è la morte di qualsiasi sistema di dissipazione per la CPU all'interno di questo modello. Per quanto riguarda invece il cablaggio posteriore, troviamo, ecco qui, purtroppo non si vede, lo vedremo successivamente, 1,7 cm rispetto ai 2,2 dell'InWin 904. Per quanto riguarda la bugia, invece, rispetto ai 36 cm della versione precedente, in questo caso la compatibilità è limitata a modelli da 31,4 cm. Che cos'è questo PCB? Che scheda madre, che scheda video è? Bene, una R9290, una scheda video molto lunga, quindi il fatto che sia possibile inserire due dita nella parte terminale è davvero un'ottima notizia. Per quanto riguarda invece la compatibilità con dissipatori aftermarket, la situazione in questo caso si complica un attimo, perché partendo dal PCB
della scheda video, che misura precisamente 4, circa 5 centimetri. Abbiamo circa 5 centimetri di tolleranza dalla parte del PCB. Farevi due conti, misurate le vostre schede, comunque sia, si consiglia l'utilizzo di sistemi di dissipazione dual slot, quindi classici. In questo caso, infatti, la RNO290 Reference. Per quanto riguarda la PSU, invece, abbiamo un'ottima compatibilità perché il modello 904 si limitava a 18-19 cm. In questo caso arriviamo a 23, quindi leggermente maggiore rispetto all'altro modello, addirittura. Consigliamo fino a 19 cm massimo. In questo caso è stata utilizzata una PSU FSP 650 W Platimax, appena arrivata come sostituto di un modello che purtroppo ha avuto un problema. La compatibilità è perfetta. Consigliamo appunto l'utilizzo di PSU del genere con un'elevata efficienza. In questo caso si arriva addirittura al 92% secondo le specifiche FSP, ma soprattutto con connessioni modulari o semimodulari. In questo caso semimodulari, ma comunque sì, è veramente un ottimo modello. Bene, per quanto riguarda invece le ventole, troviamo una predisposizione per una ventola da 92 mm posteriormente, che può essere staccata e può essere attaccata, e può essere appunto installata un'altra ventola da 120 o da 140 mm posteriormente. E quindi una ventola da 120 mm in questo slot inferiore, che è possibile aprire svitando questa vite. Un sistema davvero immediato che permette un'installazione agevole e molto veloce di una periferica. Non ci sono problemi per quanto riguarda l'installazione, ma tutto molto facilitato, come il reinserimento. Ovviamente saranno necessarie viti. 120 mm massimo. Radiatore nella parte posteriore fino a 120 o 140 mm. Oppure potete sbizzarrirvi voi con altre modifiche, ma non ve lo consigliamo. Chilogrammi, il cabinet pesa, beh, col sistema assemblato comincia a pesare, comunque sono circa 9 kg contro i 12,25 del 904. Quindi tutto sommato un contenimento di 3,25 kg, che non è poco. Hard disk supporta fino a due periferiche hot swap. In realtà poi è la scheda madre che deve essere compatibile con sistemi hot swap, ma diciamo a rapida installazione. Questo è il sistema, è presente una paratia estraibile con un sistema che le permette davvero una facile rimozione, anzi facciamo con l'hard disk installato. L'hard disk è da 3,5 pollici, qui purtroppo i guanti non aiutano. Ecco, si rimuove con un po' di forza. E troviamo l'hard disk installato all'interno di una gabbia. Ovviamente bisogna avvitare. Qui appunto c'è questo sistema di ritenzione molto pratico. Non bisogna inserire i cavi posteriormente, in quanto sono già attaccati. Sono presenti appunto questi due supporti fast swap, chiamiamoli così, nella parte posteriore. Qui potete notarne due, uno e due in corrispondenza. Ovviamente bisogna attaccare i cavi dall'altra parte. Quindi l'inserimento davvero molto rapido. Ricordatevi di premere, così è inserito. Qualora non dovesse fare contatto, significherebbe che dovreste premere di più. Molto semplice. Diciamo un meccanismo di sicurezza. Dischi bloccati, perfetti. È possibile quindi installare un SSD, ad esempio lì abbiamo installato un F60 della Corsair. Eccolo lì. E un SSD purtroppo solo in questa posizione, oppure installarne due in questa posizione. Quindi la compatibilità per gli hard disk è leggermente più limitata, perché nel modello 904 abbiamo tre sistemi hot swap laterali contro due SSD che stavano in questa posizione verticali, e che quindi in totale potevano essere convertiti a 5 hard disk da 2,5 pollici. In questo caso, quindi, purtroppo ne abbiamo semplicemente due qui e uno laterale da 2,5 pollici. Bene, questo è quanto. Diciamo che l'utilizzo potrebbe essere all'interno di un salotto,
all'interno di uno spazio che richiede appunto una certa eleganza per quanto riguarda questa tipologia di soluzioni. Un cabinet consigliato agli amanti di soluzioni non eccessivamente potenti, che siano compatte, che siano molto carine e che facciano la loro figura. Ovviamente a livello termico non è eccezionale, a livello di compatibilità si può installare solo una scheda grafica senza dissipatori ad aria molto complessi. Ad ogni modo, potremmo tranquillamente installare un hard disk da 2 o 4 terabyte di backup, un hard disk magari più veloce, o, insomma, in base alle vostre esigenze, magari due hard disk volendo in RAID 1. Un hard disk da 750 giga, un SSD, perdonatemi, da 750 giga come sistema e giochi, rapido accesso, applicazioni, programmi, Photoshop, quello che volete. 16 giga di RAM, una CPU in overclock automatico a 3,8 GHz con 8 thread, una scheda video di ultima generazione, un alimentatore fino a 800-950 watt, addirittura 1 kW in questo format factor. E un radiatore posteriore da 140 mm. Oggettivamente, cosa volete di più? Domanda. Datevi una risposta da soli. Bene, questo è quanto. Il cabinet è davvero molto valido. Vi ringraziamo per l'interesse. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Qualora aveste apprezzato questa preview del cabinet, vi vorremmo invitare appunto a mettere dei like sul nostro canale di Facebook e Twitter. Ad ogni modo, questo è quanto. Troverete comunque, vi consigliamo di andare a leggere la recensione scritta. Ve lo ricordiamo, ci sarà una recensione scritta molto corposa per quanto riguarda tutti i dettagli di questo cabinet sul sito www.extremehardware.com. Vi ringrazio.